Lei è di nuovo qui per dire all'Aquila che l'Aquila è questione nazionale? Certamente sì, per dire che è una questione nazionale centrale, perché il segno di volontà di ricostruzione, di convivenza serena, sempre in crescita, è in questo momento particolarmente importante, non soltanto per l'Italia, ma per tutta Europa. Presidente, una visita ad alto impatto emotivo per lei qui, che ha parlato con i parenti delle vittime dopo la grossa emozione e il grosso dolore che anche lei ha vissuto per i fatti di Francia. Sembrano due cose che non si somigliano, ma in realtà sono due tragedie. Poi invece non sono distanti fra di loro, sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. Grazie, è importante questo messaggio. Grazie. Bella questa scrittura, chi te la fa? Pensi che non lo trovano? Questo asilo è una cosa straordinaria, perché non soltanto è bello quel che viene dentro, ma il fatto che è stato realizzato sul progetto di una studentessa morta nel terremoto, di cui rimane così la traccia dell'ingegno, della capacità, fa capire quel che abbiamo perso tra le vittime del terremoto.